Si celebra il passato per meglio comprendere il presente e riflettere sulle avvincenti sfide che riserva il futuro. Con questo spirito a Roma l'Ordine Domenicano conclude le celebrazioni del suo 800° anniversario allestendo la mostra d'arte contemporanea intitolata Auguri all'interno del complesso della Basilica di Santa Sabina, sede della sua curia generalizia. Lungo il percorso espositivo che va dal chiostro alla sagrestia fino alla navata centrale dell'antica chiesa situata in cima all'Aventino, le opere di Chris Martin, artista poliedrico di origine belga, interrogano il pubblico sulle inquietudini, le speranze e le illusioni dell'uomo moderno. Tra i simboli della mostra spicca la rivisitazione in gesso del Lauconte. Qui l'artista esclude i serpenti marini dal celebre gruppo scultoreo conservato ai Musei Vaticani, mantenendo inalterate le posture delle tre figure umane. Queste appaiono così attanagliate da un dolore invisibile, oscuro, come la depressione, in grado di afferrare e soffocare l'animo umano. Di Adam Rokosch, invece, giovane fotografo domenicano, sono i 5 monumentali scatti disposti lungo le pareti esterne della Basilica, dedicati al tema dell'incarnazione e della memoria, realizzati a Bologna, Ratisbona, Vienna, Cracovia e a Birkenau. Con noi l'ideatore della mostra, padre Alain Arnault. L'idea di questa mostra era quella di mettere in luce la disponibilità dei domenicani nel comprendere il mondo di oggi. Abbiamo pertanto invitato Chris Martin, che non è un domenicano, ad accedere all'interno del convento, in chiesa, nel chiostro, e abbiamo chiesto ad un confratello fotografo domenicano di scattare 5 fotografie all'esterno del convento, in modo da creare così una dinamica di dialogo e di scambio, di conoscenza del mondo, di ascolto della realtà e di predicazione, che è poi la nostra missione. In mezzo a tutto questo sono collocate le opere di 17 artisti contemporanei domenicani che ricordano su degli standardi personalità storiche dell'Ordine dei Predicatori. Il percorso espositivo, visitabile fino al 24 gennaio, ha coinvolto anche la suggestiva veduta della Basilica di San Pietro, che si può godere dal Giardino degli Aranci, adiacente al convento, esaltata dall'installazione dell'artista belga, collocata al centro del parco, intitolata Altar. Una mostra per guardare alle radici della famiglia di San Domenico, per coglierne il cuore della predicazione, sempre orientata alle mutevoli condizioni spirituali dell'uomo in rapporto alla parola di Dio. Un cammino destinato a non avere mai fine, espresso dalle migliaia di minuscole tessere in bronzo che accendono il pavimento del chiostro di una luce dorata. Il contrasto è paradossale. Siamo abituati a coriandoli di carta che sono estremamente effimeri e che scompaiono subito dopo la festa, mentre i coriandoli di Chris Martin sono realizzati in bronzo, rimarranno incollati alle scarpe di quanti li porteranno in giro per il mondo e quindi questa festa durerà. Ci auguriamo che i postumi di questa festa dei domenicani perdurino, che si prolunghi nella storia e ci accompagni nel futuro. La dinamica della mostra non è certo quella di voltarsi indietro, quanto di guardare avanti, verso il futuro, con fiducia, con l'aiuto dello Spirito Santo, andando avanti e grazie agli artisti poter ricevere suggestioni che accompagnino il nostro tempo.